Buongiorno e bentornati a Master X Costume, la nuova rubrica del Master in giornalismo Yulm. In questa puntata parliamo di quella che è stata la notte più lunga di Hollywood, la notte degli Oscar che sono stati assegnati appunto nelle scorse ore, dove ha trionfato Green Book come miglior film, mentre l'altro favorito, Roma di Cuarón, è stato premiato per la miglior regia, il servizio di Alice Scaglioni. Oscar goes to Green Book. Un'edizione degli Oscar piena di sorprese, quella che ha avuto luogo questa notte al Dolby Theater di Los Angeles. La statuetta per il miglior film, la più ambita, è andata a Green Book contro i pronostici che davano per vincitore assoluto Roma di Alfonso Cuarón. Il miglior film 2019 narra l'insolita amicizia tra un buttafuori italo-americano, interpretato da Viggo Mortensen, e un famoso pianista afroamericano, a cui ha dato voce e corpo Mahershala Ali, nell'America razzista degli anni 60. Green Book si è aggiudicato anche l'award per il miglior attore non protagonista, proprio per il ruolo di Ali, già premio Oscar nella stessa categoria con il film Moonlight nell'edizione 2017. Roma, il film targato Netflix di Cuarón, porta a casa comunque tre statuette: miglior regia, miglior film straniero e miglior fotografia. A sbancare l'edizione 2019 è stato Bohemian Rhapsody, il film sui Queen, che ha collezionato ben quattro award, tra cui l'ambitissimo miglior attore protagonista, andato a Rami Malek per il suo Freddie Mercury. Nel discorso di ringraziamento l'attore ha ribadito l'importanza di portare sullo schermo storie del genere, ricordando che il cantante dei Queen era immigrato, omosessuale e con una vita poco ortodossa. Anche Malek, come Mercury, è infatti figlio di immigrati e prima di scendere dal palco ha dedicato un dolcissimo "Mi hai rubato il cuore" alla sua compagna Lucy Boynton, che nel film interpreta Mary Austin, l'unica donna del frontman dei Queen. La storia fra i due è nata durante le riprese di Bohemian Rhapsody, quindi è il caso di dire galeotto full set. Delusione cocente per la favorita. Il film era arrivato al Dolby Theater con ben 10 nomination, ma si è aggiudicato soltanto il premio come miglior attrice protagonista per l'interpretazione di Olivia Colman. Black Panther, primo film tratto da fumetti e arrivato agli Oscar nella categoria principale, ha invece vinto come miglior colonna sonora, migliori costumi e miglior scenografia. Grande soddisfazione infine per Spike Lee, che ha ottenuto l'Oscar per la sceneggiatura di Black Klansman. Il regista ha tenuto un discorso di ringraziamento appassionato, a tinte politiche, invitando a scegliere l'amore invece dell'odio per le elezioni 2020. Ma il momento più emozionante della serata è stato probabilmente il duetto al piano tra Lady Gaga e Bradley Cooper, che si sono esibiti cantando Shallow, premiata come miglior canzone per il film A Star Is Born, pellicola che li vede entrambi protagonisti sul grande schermo. Ed è proprio al coprotagonista Bradley Cooper che la cantante ha dedicato la sua statuetta. Per oggi è tutto, appuntamento a venerdì con la prossima edizione di TG Master X.